Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buonasera a tutti quanti voi. Siamo con Carmela Romano e Veronica Casertano. Buonasera a tutto il pubblico di Casa Giove. Allora, Carmela Romano, abbiamo detto, è la capo orchestra del gruppo musicale Solo Donne, giusto? Senti Carmela, come mai è nata l'idea di un gruppo musicale femminile? Da quanti membri è composto questo gruppo? E parlaci un po' di questo gruppo musicale. Allora, questo gruppo musicale in realtà è nato nel 2007 dall'idea di un produttore casertano, Peppe Sorà. Peppe Sorà ha creato questo spettacolo innovativo perché in realtà in tutta la nazione non esiste un'orchestra di sole donne, a meno che non sei Massimo Ranieri, e Massimo Ranieri non fa comunque le piazze. Noi abbiamo iniziato come orchestra di tutte donne e quest'anno lavoriamo anche come cover di Ranieri. Senti Carmela, questo gruppo ha collaborato con artisti del calibro della canzone italiana, da Paolo Meneguzzi a Pasqualino, che è stato uno dei vincitori di Amici, la trasmissione televisiva di Maria De Filippi. L'emozione che hai provato a collaborare insieme al gruppo con questi due grandi artisti? Allora, intanto bisogna dire che la produzione di Sorà lavora con diversi artisti. Noi abbiamo scelto Meneguzzi, abbiamo scelto Pasqualino di Amici perché sono giovani, per cui vanno meglio abbinati al nostro spettacolo. E l'emozione è grande perché gli artisti in primis rimangono un attimo sconcertati quando si trovano a lavorare con un'orchestra di tutte donne. Senti Carmela, i progetti futuri di questo gruppo? Allora, come progetti futuri sicuramente continueremo come quest'anno con una cover non solo di Ranieri, poi con Luciano Salvetti che è la parte comica di Ranieri, anche un bravissimo macchiettista, ma quest'anno abbiamo sperimentato la cover di Jackson, quindi il tributo a Jackson prende molto i ragazzi, lavoreremo sempre come cover di Jackson e poi in futuro ci sono dei nomi, donne, che saranno abbinate alla nostra orchestra, però non li possiamo ancora fare questi nomi. Abbiamo qui Veronica Casertano. Allora, Veronica Casertano è uno dei membri del gruppo musicale. Veronica, l'emozione che si prova a suonare da Casa Giovese nella festa di San Vincenzo De Paoli? Vabbè, è un'emozione grandissima perché io da cittadina casagiovese, cioè, ci tengo tantissimo a questa festa, molto importante, fin da quando ero bambina, quindi ero estasiata quando ad esempio con i miei genitori arrivavo in piazza e vedevo questo palco, queste luci, quindi trovarmi in prima persona sul palco e vedere la festa da un diverso punto di vista per me è un'emozione veramente grandissima. Senti Veronica, ci vuoi dire le prossime date di questo gruppo musicale? Sì, allora le prossime date saremo impegnate per tutta la stagione estiva, quindi a volte capiterà che ci prolungheremo anche fino ad ottobre, maggiormente nel sud Italia, centro, ma anche toccheremo delle tappe un po' più a nord, quindi seguiteci se potete, se ci troveremo in zona e saremo ben lieti di accogliervi con la nostra musica. Allora, io ringrazio Carmela Romano e Veronica Casertano, invito tutti quanti voi a seguire questo gruppo musicale e a seguire questa grande novità. Allora, facciamo un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casa Giove? Una cosa simpatica, dai! Aspetta, sai che dire? Una cosa simpatica, al mio 4, ciao Casa Giove, ok? No, facciamo così. Lo dico io? Sì. 1, 2, 3, 4. Ciao Casa Giove! Per Vivi Casa Giove è tutto.